Salve a tutti amici, oggi parliamo di una questione che tutti prima o poi si pongono quando si acquista uno smartphone. Dal momento che adesso praticamente tutti hanno un abbonamento ad internet nel cellulare e adesso in teoria si potrebbe fare la maggioranza delle nostre operazioni quotidiane su internet senza appoggiarsi per forza al nostro router, la domanda che sorge spontanea è questa: ma consuma più batteria stare in wifi sotto un router oppure in 3G, 4G, quindi staccati da router? Ebbene, la risposta è ovviamente sotto wifi si consuma meno batteria. Però attenzione, allora prima di tutto stiamo parlando di consumo di batteria, non di velocità dati. Il wifi acceso di per sé è vero, consuma batteria. Però se siamo stabili, connessi con il nostro router, risparmiamo di più, poiché la batteria si scarica più velocemente se facciamo delle varie operazioni, ma anche se stiamo in stand-by in modalità 3G, 4G. Quindi il consiglio è questo: quando siamo in casa, lasciamo il wifi attivato e navighiamo con il nostro router. Poi, se possibile, teniamo sempre disattivato anche il GPS, soprattutto in casa che non serve, e anche fuori teniamolo disattivato. Quando è il momento di attivarlo, lo attiviamo. Anche questo limita tantissimo lo scaricarsi della batteria. Un'altra cosa però: quando siamo fuori il problema si inverte, ovvero tenendo il wifi attivato il nostro smartphone cerca continuamente reti disponibili a cui connettersi. Quindi quando siamo fuori, dal momento che non abbiamo più il nostro router per connettersi, meglio disattivare il wifi e lasciare appunto 3G, 4G. Quindi disattiviamo il wifi fuori, attiviamolo dentro casa. Poi se la sera spegniamo il router prima di dormire, cosa molto consigliata fra parentesi, il nostro cellulare andrà in modalità 3G, 4G, quindi una cosa da fare sarebbe comunque spegnere il cellulare di notte. Quindi quando dormiamo io sono sempre dell'opinione che è meglio eliminare le onde o l'emissione di onde intorno al nostro letto, insomma alla camera, eccetera. Quindi spegnere i dispositivi non sarebbe male. Quindi questi erano alcuni consigli per limitare il consumo di batteria parlando di connessioni Wi-Fi 3G, 4G. Un saluto a tutti e buon anno, dato che questo è il primo video del 2016.